Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di Vertical Drumming di Fabio Vitiello. Oggi vi voglio parlare di questo metodo perché sono sicuro al 100% che interesserà a molti di voi. Perché questo libro qua parla di Gospel Chops e dato che molte volte me lo chiedete nei commenti in privato, mi scrivete sempre voglio imparare a fare i Gospel Chops, voglio imparare a fare i linear. Finalmente ho preso un metodo che parla di queste cose in modo molto dettagliato e quindi oggi ve ne voglio parlare. Come dice Fabio Vitiello, che è l'autore di questo libro, che tra l'altro lo conoscerete perché in questo momento è batterista di Biagio Antonacci ed è stato anche batterista di J-Ax, di Fedez, eccetera eccetera eccetera. Lui dice che questo metodo serve più che altro come ginnastica per i batteristi, per approcciarsi al fraseggio lineare, per approcciarsi al mondo di questo tipo di batterismo, per approcciarsi al gospel chops. E vi ricordo che il batterismo lineare, cioè i linear, sono degli incastri tra mani e piedi che non hanno mai unisoni, cioè non avremo mai mano e piede insieme. Nel caso avessimo mano e piede insieme, non si tratta più di linear. E vi ricordo anche di iscrivervi. No, non ve lo ricordo, ma vi ricordo una cosa molto più importante, cioè che qui sotto vi lascio tutti i link che vi servono, perché oggi vi serviranno un po' di link. Per prima cosa vi lascio i link per andare a seguire su Instagram, su Facebook, sul suo canale YouTube, eccetera, eccetera, Fabio. Ma una cosa ancora più importante è che abbasso un po' la luce qui, perché è che qui sotto in descrizione vi lascio anche tutti i link che vi riportano al canale YouTube di Fabio. Ma perché è così importante il canale YouTube di Fabio? Perché oltre a questo libro che ha scritto, ha deciso di mettere a disposizione in modo gratuito su YouTube anche un sacco di lezioni in cui fa vedere un po' di esercizi che ci sono all'interno di questo libro. Quindi mi raccomando, andate a vedere i link così capite anche bene di cosa tratta questo libro, eccetera eccetera. Nei linear cosa facciamo? Praticamente andiamo sempre a suonare un tot di colpi di mano e poi o un colpo o due colpi coi piedi, quindi più di uno o due colpi di piede non diamo praticamente mai, ma perché se no non riusciamo a portare a velocità questi groove o questi feel che facciamo. Quindi è proprio qui che bisogna andare a lavorare. Infatti il libro, soprattutto nella prima metà, diciamo, va a focalizzarsi principalmente sulla parte meccanica, cioè il fatto di dover studiare questi incastri con uno o due mani di piedi per riuscire a migliorare bene quell'aspetto e riuscire a fare questi incastri in modo preciso. Quindi la prima parte, che si chiama coordinazione, ed è questa qua. Abbiamo la coordinazione 1 e la coordinazione 2, dove in pratica andiamo a vedere tutta la questione. Se me lo metti a fuoco mi faresti un gran favore, di esercizi con uno di mani e uno di cassa con le varie diteggiature. E nella coordinazione 2 abbiamo invece tutta la parte di due di mani e due di cassa. Adesso vi faccio vedere qualche esercizio. Ah, ecco, una cosa importante che vedrete è che questi esercizi qua sono da fare con le mani sul timpano. Perché questo? Allora, volendo lo potete fare anche con le mani sul rullante, ma se lo fate con le mani sul timpano andate a migliorare anche tutta la questione del rimbalzo, la questione dei polsi, eccetera, 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 perché sul timpano è più difficile. Poi continua ancora la questione di ginnastica, prima mettendo il Charleston, quindi oltre a mettere le mani e la cassa incomincia anche ad inserire il Charleston. E poi una cosa secondo me molto molto interessante sono le terzine. Nelle terzine praticamente andiamo a suonare sempre dei colpi doppi o colpi singoli tra mani e piedi come abbiamo fatto adesso, ma li facciamo sia in ottavi sia in terzine. Quindi dopo esserci fatti tutta la ginnastica del mondo e aver capito bene come funziona, Fabio ci dà ancora la possibilità di farci altri esercizi da solo, dandoci tutte queste combinazioni tra mani e cassa. Poi ovviamente, come sempre, ognuno si può fare i propri esercizi. Dopo andiamo alla parte veramente figa del libro, cioè quella musicale, cioè quella dove andiamo a suonare veramente dei feel praticamente. E la prima parte, che secondo me è molto 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 interessante e ci apre la mente, è quella delle progressioni. In questa parte qua noi abbiamo sempre il solito mani, cassa,
cassa o abbiamo anche tantissime possibilità diverse, sempre con colpi doppi, colpi singoli. No, qui è tutto colpi singoli. E dobbiamo passare da ottavi a terzine a sedicesimi a sestine. Ma la difficoltà vera è quella di tenere sempre il Charleston in battere con la mano sinistra, quindi con la nostra mano debole. Ah, mi sono dimenticato di dirvi che praticamente questi esercizi, al mio parere, fateli con e senza metronomo, così quando li fate con il metronomo andate a migliorare il tempo, e soprattutto quando avete esercizi con quantizzazioni diverse miglioriamo il tempo e non sbagliamo la velocità, ad esempio, delle terzine. Mentre quando volete tirare su di velocità fateli senza metronomo, come ho fatto ad esempio io prima, che sono partito lento e pian pianino sono andato sempre più veloce. Oppure ci sono anche le combinazioni tra ottavi e terzine con pause e accenti in mezzo, quindi diventano cose sempre più difficili ma anche sempre più musicali e sempre più utilizzabili soprattutto. E poi ultimissima parte, che è quella che in pratica va a racchiudere tutto quello che c'è in questo libro, è la parte dei gospel chops veri e propri, e in pratica sono degli esempi, sono delle idee di quello che si può fare grazie a tutto quello che c'è stato prima in questo libro. Quindi sono 5 idee, ma in realtà oltre a farvi queste 5 possibilità poi ve ne dovete creare voi delle nuove, prendendo spunto dagli esercizi che avete fatto o prendendo spunto anche da queste idee che sono già preconfezionate, diciamo. Ce ne sono 5 come vi ho detto, e adesso ve ne faccio sentire una. Alexa, dimmi un numero tra 1 e 5. Ecco un numero tra 1 e 10. 1. Dimmi un numero tra 1 e 5. Ok, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, spero che questo video sia stato utile, spero che questo metodo vi sia piaciuto e spero che possiate trarne, non la posso più dire. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, i miei social, eccetera, ma soprattutto ve lo ricordo ancora, scusate, ma devo ricordarvelo perché qui sotto trovate tutte le cose che vi servono, soprattutto i video relativi a questo metodo fatti direttamente da Fabio Vitiello sul suo canale YouTube. Quindi mi raccomando, raga, andate a fare un giro su YouTube, così vedete i video, capite di cosa si tratta e poi nel caso acquistate questo libro. Ovviamente vi lascio anche qui sotto in descrizione il link Amazon per acquistare questo libro. Detto questo, direi che ci possiamo salutare. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!